Ma queste qui servono veramente? Allora, benvenuti in un nuovo video e bentornati sul mio canale. Oggi farò una recensione su queste spatole vendute a Lidl. Io compro molte cose a Lidl perché alcune le ritengo molto valide. Questa volta mi sono imbattuto in queste due spatole, cioè quindi un frattone e una spatola per il cartongesso. Quindi, perché non comprarle? Allora, vediamo subito. Vi faccio notare, intanto, per la modica cifra di 3,99€, la spatola è inossidabile, quindi già un punto a favore per loro. Quindi già è una cosa buona, perché a questo prezzo in genere troviamo indubbiamente roba scadente, ma che non, assolutamente che non è in acciaio inossidabile. Questo è poco, ma è sicuro. Però diciamo che quando le ho visionate nel negozio ero un po' restio a comprarle. Perché? Perché ovviamente con questo prezzo, diciamo, generalmente le spatole sono realmente scadenti. Un punto a sfavore di questa, in questo caso, è il fatto che il frattone sia molto rigido. Ok, che sul cartongesso per fare i giunti la spatola, soprattutto per la prima mano, lo utilizzo rigida, ma è veramente rigida, cioè il gioco è veramente poco, non so se si riesce a vedere. Mentre invece già per la spatolina è una flessibilità decente. Un'altra cosa buona che ho notato è che c'è l'inserto per il bit magnetico, quindi magari possiamo mettere la punta ed estrarla quando si consuma, ed è buona per magari quando abbiamo avvitato le viti sul cartongesso, andare a, se è rimasta la testa fuori, andiamo ad avvitare un pochettino. Quindi questo è un altro piccolo punto a favore. Come design abbastanza fatte bene, il manico è ergonomico, ma quello che ci interessa maggiormente è funzionale? Serve? Vale la pena comprarle a prescindere? Vale la pena spendere questi soldi, seppur pochi, anche per un hobbista che magari non ha esigenze particolari? Però io voglio testarle e poi vi darò le mie conclusioni finali. E lo scopriremo subito dopo la sigla. Anche perché quello che dobbiamo vedere è proprio il funzionamento, comunque come lavorano le spatole. Cerco di fare l'inquadratura migliore possibile, dopodiché proverò anche col faretto se non si vede molto bene. Allora, come raschetta per togliere qualche residuo sull'intono. Fa il suo dovere, anche perché è rigida, quindi diciamo che già solo per questo utilizzo ne vale la pena. Ora in questo punto a dare un colpo di stucco già preparato. Allora, effettivamente un po' rigida al passaggio, però sembra che il lavoro lo faccia. Diciamo che questa era, la spatolina era un po' più tranquillo perché diciamo che è più flessibile. Ora qui ho anche un pezzettino di cartongesso, proviamo. Un mobiletto che sto ultimando. Andiamo sulle teste delle viti, già ho fatto una vanno, giusto per... Asporta pure abbastanza materiale. Lascia molte linee. Devo dire che effettivamente sono un po' grossolane da utilizzare. Ora provo col frattone a fare che è quello che mi
che mi dà più preoccupazione, proverò a fare una piccola rasatura. Questa non ci siamo. Ora provo sul muro e recupero lo stucco. Faccio prima un pezzettino di rasatura, poi provo a farvelo vedere da vicino, eh. Devo dire che è molto grossolana. Mi allunga il lavoro, nel senso non agevola di molto il lavoro. Ovviamente stiamo parlando che per un hobbista magari uno diceva che potrebbe andare bene, però io sinceramente ve lo sconsiglio, perché se dovete imparare a rasare, questa spatola non vi aiuta assolutamente. Ora però voglio vedere una cosa. Proseguo con la rasatura, tengo qualche puntino. Poi provo a farvela vedere da vicino. Molto rigida, ci asporta molto materiale. Allora adesso provo a farvela vedere da vicino. Allora vediamo un po' se riesco a fare l'inquadratura. Non so se si riesce a notare molto, vedo ci sono delle striature di spatola eccetera eccetera. Il supporto non resta molto omogeneo, ok? Mentre invece vi faccio vedere una spatola di quelle che utilizzo io. Vedete già com'è diverso il suono, proprio dal suono, vedete anche come cammina diversamente. Vedete già come il lavoro è cambiato, eh? Vi rendete conto già dal suono, ma vedete già la pulizia, se per quel poco che si riesce a vedere. Provo a farne anche una sul cartongesso per farvi vedere la differenza. Allora, magari perché siccome è verde riusciamo a vedere la differenza. Allora qui è dove ho passato prima lo stucco. Ora vado prima a passare con la spatola questa. Vedete già come mi lascia le linee, queste penso che si possano vedere, no? Vedete qua come mi lascia queste linee, ok? Vedete anche qua, ecco qua forse si riesce a vedere molto meglio.
Vedete, ci sono tutte queste linee. Ora ho fatto un passaggio, ancora dovrei magari raccogliere lo stucco, però vi faccio vedere che comunque il lavoro non viene agevolato. Quindi vedete, comunque restano delle linee, delle imperfezioni, come quello stucco un pochettino che era sporco. Però, vedete, ora vi faccio vedere invece con l'altra spatola, sempre quella che utilizzo io, e vediamo che la musica cambia. Come sempre vi faccio notare proprio il suono, come è diverso. Qui riesco a dare più spessore. Come potete vedere dal video è tutta un'altra storia. Ora è una prima mano su un cartongesso antiumido, quindi ancora poi si può sempre migliorare, ma come si può notare dal video, metto anche in controluce, non abbiamo praticamente nulla. Vedete, qua uno sporchino che se ripasso se ne viene, nulla di particolare. Abbiamo tutte quelle linee, poi magari vi metto una foto proprio per fare un controllo più accurato. Un'altra cosa che però voglio provare è dopo aver levigato la spatola. Che cosa voglio intendere? Qui mi faccio vedere. Cosa voglio intendere per aver levigato la spatola? Andrò a prepararla. Io in genere le spatole, quando sono nuove, le preparo, ok? Per non aspettare che si consumino, anche perché sul cartongesso è difficile che si vanno a consumare le spatole. Le preparo con la carta vetrata. Se poi siete interessati a sapere come preparo le spatole, come si preparano e comunque i passaggi che utilizzo io, fatemelo sapere nei commenti qui sotto, così poi vi mostrerò un video dove vi faccio vedere come preparo le spatole. Quindi ora sono molto tentato di provare e poi farò un secondo passaggio dopo aver preparato le spatole e vi faccio vedere se il risultato è effettivamente cambiato oppure non conviene effettivamente comprare questo tipo di spatole. Per voi passerà poco, per me un po' di più. Ci vediamo. Eccoci qua tornati dopo aver preparato la spatola. E ora facciamo una prova, mi sposto di sede e poi vi faccio vedere il risultato finale. Diciamo che dopo averla preparata un pochettino la spatola va decisamente meglio, ma onestamente cambia poco. Invece già questa, ho anche preparato questa e devo dire che questa qui fa un ottimo lavoro e che mi piace anche molto, funziona molto bene.
considerate che ho rifinito con questa, vi faccio vedere il risultato. Non è per niente male, eh. Queste sono sporchine, ma niente di che. Ma tutto sommato, vedete, qua un pochettino magari la spalla, per come diciamo sono abituato io. Le imperfezioni che non sono niente di che, però sono un po' fastidiose. Poi faccio vedere invece il passaggio della sola spatola. Hanno uno spessore consistente, quindi normale che non ci consentono una lavorabilità. Eccezionale, però diciamo già dopo averla preparata un pochettino, anche dal suono, è sempre grossolana, ma vedete però quanti passaggi mi richiede per far sì che il lavoro venga pulito. Ok, vedete qui, vi faccio vedere un attimo, non è molto. Una volta preparata non è cattivissima, beh, qua perché ho dovuto ricollegarmi bene con l'altra parte, ma non ci interessa questo passaggio, bensì qui. Il passaggio è molto buono, cioè è comunque migliorato. Allora bene, eccoci arrivati alla fine di questa recensione, ma ora arriviamo al punto, Andrea. Ce le consigli queste spatole? Beh, allora, se parliamo della spatolina, questa qui va bene, ve la consiglio perché comunque per questo prezzo, diciamo che in linea di massima costano, vabbè, una buona può costare anche 17-20 euro, ne ho alcune che costano 20 euro, è ovviamente un altro pianeta, però per la risposta che mi ha dato a livello di passaggio di stucco, eccetera eccetera, comunque è leggermente flessibile, il fatto che si possa mettere il bit all'interno per la testa delle viti, abbastanza solida, una volta preparata un pochettino, giusto una lieve carteggiatina con una grana fine, la spatola si presenta abbastanza bene, quindi comunque molto valida questa. Il fatto che sia anche inossidabile, un punto a favore in più insieme al prezzo, quindi questa consigliata. Mentre invece questa qui non ve la consiglio. Perché non ve la consiglio? Sì, ok, inossidabile, bordi arrotondati, però io già ho fatto una preparazione su questa spatola abbastanza lunga, comunque lo spessore è molto alto della lama, del frattone stesso, lo spessore sarà un 4 mm 5 no, ma un 4 mm sicuro, un 0,4 non 4 mm, scusate, un 0,4 però molto molto spessa come lama, non ve la consiglio assolutamente, perché non vi agevola il lavoro, se siete soprattutto nelle prime armi e volete imparare a stuccare, non vi agevola assolutamente il lavoro, anzi ve lo allunga. E in più, se la dovete effettivamente preparare, ci vuole del tempo, ma comunque non si risolve, cioè non migliora. Io considerate che, vi ripeto, preparo anche le spatole, quelle che utilizzo io, quelle di qualità buona, già stiamo parlando di 16-17 euro in su, e quindi comunque le vado a preparare lo stesso, già sono buone in partenza, andandole a preparare un pochettino il taglio della lama, poi lo stucco si passa proprio come se andiamo a passare della crema, quindi tutta un'altra cosa, mentre con questa sinceramente no, quindi questa qui non ve la consiglio, purtroppo. Sì, il fatto che sia inossidabile, magari ecco, se andassimo a passare su un giunto, quindi vi ripeto che è lì dove utilizzo anche spatole un po' più rigide, però l'utilizzo sarebbe troppo limitato. Ok, io faccio vari passaggi, però l'utilizzo sarebbe veramente troppo limitato, quindi l'andremo ad usare solo in quel momento e poi l'andremo a conservare da qualche parte. Appena proviamo una spatola più buona, sicuramente l'andremo a sostituire. Perciò, vi ripeto, questa consigliata
questa purtroppo non passa il test. Non ha soddisfatto le mie aspettative, ovviamente. Stiamo parlando di spatola e frattazzo da 4 euro, quindi vi ripeto, non ci potevamo aspettare nulla di particolare. Però, essendo che i prodotti del Lidl sono molto validi, volevo sinceramente testarla, più che altro. Se no, io in genere non ne compro. Resta comunque un prodotto a questo prezzo migliore di almeno 10 volte rispetto a quello che compriamo a questo prezzo, anche di più, perché non abbiamo l'acciaio inossidabile, non abbiamo i bordi arrotondati, non abbiamo una spatola, diciamo, che già è completa così, però che purtroppo, lavorativamente parlando, non ci favorisce. Ok, quindi se la vogliamo proprio prendere, ecco, magari per dei lavori dove andiamo a passare dell'intonaco più grezzo, quindi quello con una granulometria più ampia, no? Quindi non stucco, allora sì, lì ve lo potrei consigliare in questo caso. Se no, per lo stucco proprio in termini di cartongesso o rasatura, non ve la consiglio, ok? Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale. Se vi piacciono questi tipi di formati, recensioni su altri tipi di prodotti, che siano spatole, eccetera, eccetera, che volete sapere, insomma, come funziona l'utilizzo e quant'altro, fatemelo sapere nei commenti. Se posso migliorare questo tipo di formato, lasciatemelo sempre nei commenti qui sotto. Commenti costruttivi, perché i leoni da tastiera non mi interessano assolutamente, perché non portano costruttività, non portano avanti il canale, quindi non serve a niente. Perciò lasciate commenti positivi, ci vediamo alla prossima in un nuovo video dove porterò avanti altri tipi di lavori. Beh, chiedetemi anche qualcosa se vi va, se vi interessa sapere qualcosa, fatemelo sapere, che io provvederò nelle mie possibilità, o comunque se mi capita qualche lavoro di questo tipo, a portarvi quel tipo di contenuto. Ci vediamo alla prossima e ciao.